L'idea di avviare la prenotazione online ci è venuta fin da maggio, cioè da quando abbiamo riaperto le chiese, e il criterio che c'è alla base è quello di permettere ai parrocchiani di sapere in anticipo a quale Eucaristia è possibile presenziare, senza ricevere al momento del loro arrivo in chiesa la sorpresa di sapere che non c'è più posto. Questo perché ovviamente con la pandemia abbiamo dovuto contingentare i posti disponibili in chiesa, per cui la nostra chiesa, che compresi i posti in piedi arrivava a circa 500 disponibilità, ora ha al massimo la possibilità di accogliere 180 persone. Con una disponibilità di prenotazione dal sito di 160 posti, tenendone 20 disponibili per chi all'ultimo momento dovesse arrivare qui e non avesse avuto la possibilità di prenotarsi. Per aiutare anche le persone più in difficoltà, ovvero le persone che hanno più difficoltà ad usare il sito e dunque il computer, ad arrivare in chiesa, abbiamo reso disponibile anche la nostra segreteria parrocchiale, che su richiesta telefonica compie in modo vicario questo processo della prenotazione. Ecco, per quanto riguarda le giornate di oggi, della vigilia e di Natale, domani quante sono le messe che verranno celebrate? Diciamo, contando la vigilia ne abbiamo 11, quindi abbiamo aumentato di 2 messe l'impianto precedente. 180 posti, tutto, immagino tutto prenotato per questa sera? E per questa sera sì, tutto prenotato, e anche per domattina. Rimangono disponibili ancora dei posti per le messe del pomeriggio del giorno di Natale. Come funzionerà nel senso pratico l'entrata? Abbiamo dei volontari che da tempo svolgono questo servizio, i quali soprattutto per le messe più affollate presidiano tutti gli ingressi, mentre per quelle meno affollate soltanto l'ingresso principale. E dunque i volontari, con delle tabelle già disponibili, prestampate, nelle quali sono scritti i cognomi e i nomi delle persone prenotate, possono verificare che chi chiede di entrare si sia appunto effettivamente già prenotato. In genere ci si divide per lettere dell'alfabeto, in modo da veicolare e da non favorire assembramenti.